Diamo il buongiorno anche al nostro Davide Giacalone. Come stai, Davide? Buongiorno, tutto a posto, eccoci qua. Benissimo, allora partiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Davide, a quanto pare ci sono buone notizie, è il momento di gioire perché c'è la ripresa del settore produttivo, della produzione industriale. Siamo di spalla sulla prima pagina del Sole 24 Ore, attività industriale ai livelli pre-Covid. E poi c'è il virgolettato del presidente di Confindustria Bonomi che dice: l'Italia è ripartita. Festeggiamo, Davide. Allora, la produzione è salita ad aprile rispetto a marzo dell'1,8%. Se facciamo il paragone con lo stesso mese del 2020, siamo a più 79,5%. Però attenzione, prima di stappare tutto quello che frizza, l'anno scorso eravamo fermi. Quindi, insomma, eppure questa progressione c'è mese dopo mese, con alcune punte. Prendete il settore dell'arredo, per esempio, ha un balzo del 13%. L'arredo è un pezzo importante del Made in Italy. E quindi insomma, siamo già alla stagione pre-Covid. L'Italia produttiva è già alla stagione pre-Covid. Perché l'Italia nel suo insieme invece no? Anzi, siamo quelli più lontani in Unione Europea rispetto a raggiungere la stagione pre-Covid, i livelli pre-Covid, come del resto eravamo i più lontani e i più in ritardo nel riprendere le posizioni pre-2008, cioè quindi pre-crisi finanziarie, perché c'è un pezzo d'Italia che invece non si è rimessa a marciare, che non si è rimessa a camminare, e questa è la ragione per cui questa è la stagione in cui sblocchi. Questa è la stagione in cui lasci correre. Lo so benissimo, già nella testa di molti è scattato, dice: e che succede a quelli che perdono il lavoro? E che succede se io sblocco i licenziamenti? Che succede a chi è in difficoltà? Chi è in difficoltà lo si aiuta meglio in un paese che cresce. Chi perde il posto di lavoro deve essere protetto, ma deve essere protetto la persona, la famiglia che dipende da quella persona, non il posto di lavoro improduttivo. Perché questi dati dimostrano che l'Italia produttiva è in grado di produrre ricchezza. Se io inchiodo l'Italia improduttiva a rimanere ferma dov'è, per esempio non potendo licenziare quel che non rende, io non creo ricchezza, creo povertà, ed è la ragione per cui l'Italia nel suo insieme invece non ha ripreso le posizioni pre-Covid come non aveva ripreso quelle pre-2008. Si segnala il fatto che negli Stati Uniti l'inflazione comincia a essere piuttosto intensa, non di drammatico, ma insomma cresce. Mentre l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, conferma la politica espansiva. Perché quella inflazione statunitense ci riguarda? Perché quando quella presenza sarà anche da noi, in qualche modo, prima o dopo, aumenteranno i tassi di interesse. A maggior ragione, questa è la stagione in cui lasci correre, perché questa è la stagione in cui devi impostare. È come quello che fa il salto in lungo, è la corsa prima di arrivare al punto di stacco che fa la differenza. Noi siamo in questo momento, cerchiamo di non portarci dietro le borracce, la roba da bere, mentre corriamo verso il salto in lungo. La Repubblica, 1 milione cambi al vaccino, questo è il titolo principale. Di vaccini parleremo tra poco con Davide Giacalone. Noi andiamo in taglio alto. Il G7 sfida la Cina, indagine sul virus, Biden e Johnson firmano la nuova carta atlantica. Di cosa si tratta, Davide? Allora, oggi inizia questo G7, che sarà un passaggio molto importante, perché segna, diciamo, la ritornata armonia fra le due sponde dell'Atlantico, ed è anche, diciamo, la coincidenza del primo viaggio europeo del nuovo presidente degli Stati Uniti, quindi, diciamo così, anche da questo punto di vista risalta ancora di più. Sarà un vertice sulla sovranità. Quella che si riunisce oggi intorno al G7, cioè le potenze economiche del mondo democratico, del mondo libero, e sarà il vertice della sovranità contro i sovranismi. Ieri ricordavamo il caso dell'Ungheria, dove il super sovranista Orban si è venduto un pezzo di Budapest ai cinesi, e quello appunto è il sovranismo che svende la sovranità. Qui bisogna tenere presente che la sovranità si difende con la forza economica, anche con la forza militare e con la lucidità delle idee. Naturalmente, diciamo così, i pezzi di colore non mancano da tutte le parti. Oggi in diversi giornali pubblicano una lettera, un intervento di Boris Johnson, premier inglese, il quale dice: 1 miliardo di dosi, questo è l'impegno che chiederò al G7. Fa bene a chiedere al G7, perché bisogna, i paesi ricchi devono donare i vaccini ai paesi poveri. Magari qualcuno nel pubblicare questa cosa potrebbe anche essersi ricordato
che all'inizio il vaccino di Oxford lo abbiamo dovuto reclamare facendo causa, perché il Regno Unito riteneva che fosse tutto suo anche quello che veniva prodotto all'interno dell'Unione Europea, no? È bello perché poi insomma si lanciano appelli ma non sono propriamente in linea con quello che si era fatto. Continuiamo, Davide, in un certo qual modo a parlare sempre di vaccini, lo facciamo andando sulla prima della stampa di Torino. Muore a 18 anni dopo il vaccino, ancora dubbi su AstraZeneca, la ragazza era appena maggiorenne e aveva partecipato all'Open Day a Genova. Parliamo di Camilla, 18 anni, la mamma dice doniamo i suoi organi, lei avrebbe voluto così, c'è ira, scrive la stampa, del governo sul comitato tecnico-scientifico, farmaco solo agli over 60, si potrà cambiare la seconda dose. Allora, prima di tutto, famiglia esemplare, straordinari, un abbraccio. Punto numero due, questa è una storia pessima, dove non deve essere lasciato nulla di poco chiaro. E se anche la cosa fosse al peggio che si può immaginare, cioè che questa povera ragazza abbia perso la vita a causa del vaccino, cosa che al momento è tutt'altro che dimostra, ma ove mai questa fosse, deve essere detto chiaramente, deve essere prima accertato e poi detto chiaramente, perché la fiducia dell'opinione pubblica si guadagna anche con la trasparenza e anche con la dolorosa trasparenza. Terzo, governo e comitato tecnico scientifico non possono dire dovevi dirlo tu, dovevo dirlo io. No, lì hanno rotto l'anima. Sono andati, loro l'avevamo detto, sono due giorni che lo dicevamo, ma sta storia che prima c'è l'entusiasmo dei giovani e poi lo sprechi dicendo ma forse non dovevamo fare quello, cioè, queste sono discussioni che si fanno, si prende una decisione e tutti se ne assumono la responsabilità. La cosa diciamo ma io pensavo, ma io dicevo, è intollerabile. Detto questo, ripeto, la cosa più importante è che oggi l'accertamento venga fatto senza sconti e senza nulla nascondere, quale che sia la realtà che verrà accertata. Davide, ripartiamo proprio dal tuo giornale La Ragione. Sulla prima pagina quest'oggi c'è il tuo editoriale sul G7 della sovranità, ma ne abbiamo già parlato, molto molto interessante l'intervento dell'ambasciatore pakistano in Italia che parla della vicenda di Saman, vita e libertà Saman, la ragazza che si sarebbe opposta ad un matrimonio organizzato dalla famiglia di cui si sono perse le tracce, va detto che si sta cercando di fatto il suo cadavere. Davide. Purtroppo sì, non perdiamo la speranza di poter parlare al futuro di questa ragazza, ma insomma sì, tutto va in direzione opposta purtroppo. È molto importante quello che sostiene l'ambasciatore del Pakistan in Italia, perché sostiene l'Islam non c'entra niente, nessuno si nasconda dietro la questione di fede, perché la fede non prevede l'eventualità, diciamo così, della violenza, della sopraffazione, figuriamoci poi della morte. Non lo prevede e non lo consente il costume, e una roba del genere, ci dice, sarebbe un reato e sarebbe perseguito anche in Pakistan. E terzo, invita tutti, la famiglia per prima della ragazza, a collaborare con le autorità italiane. Mi pare molto, mi sono tre punti molto molto rilevanti, perché diciamo tolgono acqua a chi nuota, sia nell'idea ma loro sono diversi, quindi diciamo così deve essere consentito, bisogna tollerare quello che per noi sarebbe intollerabile, o all'opposto, no, sono diversi, quindi se ne vuole andare. Sono diversi, quindi cioè, quella roba lì è un crimine inaccettabile per tutti, anche in Pakistan. Davide, andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, ancora AstraZeneca solo sopra i 60, attesa oggi per l'indicazione del ministro Speranza, morta la 18enne colpita da trombosi, e poi via libera dal Consiglio dei Ministri, cybersicurezza, nasce l'agenzia contro gli hacker. Siamo a fondo pagina, i PM milanesi del processo Eni Nigeria, torniamo a parlare di giustizia, Davide De Pasquale Spadaro sotto inchiesta a Brescia, di cosa parliamo? Parliamo intanto, diciamo, ieri dicevo, guardate che sul codice c'è scritto che il pubblico ministero deve indagare anche per la difesa, e qualcuno ha detto ma sul serio, ve lo leggo perché è brevissimo, dispositivo, l'articolo 358 del codice di procedura penale, il pubblico ministero compie ogni attività necessaria e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta a indagini. Ma qui si sono nascosti un intero filmato
dove, in procura, dove teoricamente si scagionavano gli indagati. Adesso dicono, in una nota che leggo sul Corriere della Sera, è stata consegnata alla procura di Brescia, diciamo così, descrivono in modo dettagliato la loro valutazione critica in ordine al materiale ricevuto, eccetera eccetera. Oh, ma la difesa ci avrebbe anche il diritto per i fatti suoi di stabilire se una cosa è rilevante, quanto può essere utile o non... Certo che se gliela inguatti, se gliela nascondi, sono adesso indagati tutti e due il pubblici ministeri che hanno seguito questa cosa a Brescia. Naturalmente a questo punto è scattato, è un atto dovuto, è certo, quando lo mandano loro l'avviso di garanzia, ho trovato il criminale, e quando invece lo ricevono, vabbè, no, che c'entra, è un atto dovuto, in effetti è un atto dovuto, vale la presunzione di innocenza, speriamo proprio, come sempre, che siano totalmente innocenti. Osservo però che in questo caso si contesta il rifiuto di atti d'ufficio. Rifiuto di atti d'ufficio. Quando indagano qualcuno per, cioè un reato piccolino, insomma, giusto per, quando indagano qualcuno per divieto di sosta, normalmente si parte da strage, poi pian pianino, cioè, si derubrica fino a aveva lasciato la macchina in divieto di sosta. Nel confronto dei magistrati si procede in senso opposto, ma credo che sia sano garantismo. Dalla prima del giornale, indagato il PM anti-cav, giustizia a pezzi, caso Eni, ancora bufera sulla procura di Milano, De Pasquale avrebbe omesso prove decisive per la difesa, accusò Berlusconi sui diritti TV. A pagina 3, la faccia tosta delle sinistre, seggi e posti alle toghe rosse. Ecco, questo almeno, diciamo, fa sorridere perché è il caso opposto, no? Allora, diciamo, c'erano magistrati, diciamo, candidati e eletti con la Democrazia Cristiana, cito per tutti storicamente Vitalone, e la sinistra diceva, vedete, usano la magistratura conservatrice. Poi dopo c'è stata la grande moda della sinistra giustizialista, e quindi sì, candidavano i loro magistrati. Adesso sono quelli da destra e se lo rimproverano a vicenda. Anziché rimproverarlo a vicenda, potreste constatare che entrambi candidate troppi magistrati e entrambi sareste responsabili di cambiare la norma che riguarda la possibilità dei magistrati di candidarsi. Ove mai continuate a essere in ritardo, almeno, diciamo così, risparmiateci le vostre inutilissime parole. Torneremo a parlarne, Davide, nelle prossime settimane. La rassegna stampa finisce qui, riprende domani mattina alle 7:10. Buon lavoro. Grazie a voi, buona radiovisione a tutti. La scossa di Francesco Del Zio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi parliamo di cyber security, quindi dei nuovi moicani del mondo digitale, possiamo dirla tra così. Tra l'altro il tema l'ha scelto Barbara, che ha studiato all'università, ha seguito, no, non capisco perché ridiate, questo master in cyber sicurezza. Al di là delle battute, Francesco, il tema è serio, perché poi forse è una, adesso lo dico da ignorante, una delle nuove frontiere su cui si combattono tante battaglie, e l'Italia ha fatto un passo in avanti, oppure no? È la nuova frontiera della guerra tra stati e la nuova frontiera del crimine, quindi della guerra tra delinquenti e cittadini. Perché ne parliamo? Perché ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato la nascita dell'Agenzia Nazionale per la Cyber Security, la cosiddetta ACN. È un passo importantissimo perché il nostro paese aveva accumulato dei ritardi molto importanti da questo punto di vista, sia nella lotta tra potenze, per esempio sulla gestione dei dati sensibili delle grandi banche dati degli stati, sia dal punto di vista appunto della protezione dei singoli cittadini per i loro dati sensibili. Quindi abbiamo fatto un passo in avanti, ora però dobbiamo correre per difenderci tutti dai nuovi crimini, dai nuovi attacchi cyber. Ma vogliamo spiegare che cosa sono i dati sensibili? Perché magari, sai, c'è chi ha una vita, come posso dire, online molto attiva, ma ci sono quelli, magari non giovanissimi, che alla fine hanno solo l'account di Facebook. Sì, hai ragione Barbara. Negli ultimi mesi, in particolar modo in Italia, molti amici che ci ascoltano lo sapranno, ai loro anche sulla loro carne, c'è stata una moltitudine di attacchi cyber. Per esempio di fenomeni come il cosiddetto phishing, cioè sostanzialmente messaggini che arrivano sul telefono o mail particolari che servono soltanto per rubare i dati della persona alla quale arriva la mail o il messaggio, messaggi falsi da parte di banche, mail false da parte di soggetti con i quali siamo in contatto e che servono semplicemente a rubare, a rapire appunto i nostri dati sensibili. Però perdonami Francesco, ce li rubano se noi rispondiamo a questa mail? Nel momento in cui la riceviamo capiamo che non facciamo niente, non ci rubano nulla? E il problema è proprio capirlo però, e sai Barbara, quanti italiani non lo capiscono? Ci sono percentuali pazzesche.
Si calcola che l'80% degli italiani siano regolarmente vittime nell'ultimo anno di attacchi, per esempio di phishing, attacchi come quelli che raccontavo. Il ministro Colao, passando alla pubblica amministrazione, ha denunciato che il 95% delle pubbliche amministrazioni sono a rischio da parte appunto degli attacchi cyber. Quindi parliamo di una grande battaglia globale, non solo italiana, rispetto alla quale però l'Italia è ancora fortemente impreparata e rispetto alla quale gli italiani stessi non hanno la piena consapevolezza dei rischi che corrono. Possiamo fare una metafora. Molto spesso gli italiani ogni giorno sui social, su web, nei loro rapporti via WhatsApp, via mail, danno, concedono le loro chiavi di casa a dei delinquenti, delinquenti di Stato, di potenze straniere, ma molto più probabilmente delinquenti nostrani, senza neanche accorgersene. Danno loro le chiavi di casa. Tra l'altro spesso noi ci lamentiamo forse anche di quella che noi chiamiamo spam, no? Tante email, tanti messaggi che pensiamo essere solamente pubblicità fastidiosa, che poi in realtà possono celare pericoli ben più grandi, come anche, ecco, perdere dei soldi. Francesco, nell'ultimo minuto che abbiamo, di che cosa si occuperà questa agenzia? Perché la prima obiezione che viene da fare è un altro ente, altri soldi pubblici per poi fare cosa? Nulla. Mi aspettavo questa obiezione. Questa agenzia ha una serie di caratteristiche importanti. La prima dipende direttamente dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che vuol dire dare importanza, budget, risorse. La seconda coordinerà tutte le attività, tutti gli interventi di tutte le amministrazioni sul tema cyber. Oggi ci presentavamo come al solito in ordine sparso. Terza caratteristica, dovrà occuparsi di alzare le barriere di tutto il sistema Italia, quindi non solo le PA ma anche le imprese, grandi, medie e piccole, ma anche i singoli cittadini rispetto agli attacchi cyber. Quindi è davvero un milestone, speriamo, lo auspichiamo, per rafforzare la nostra resilienza, scusate questa parolaccia, verso una battaglia che ci riguarda tutti, ai noi. Ormai resilienza è una parola che si adatta a qualsiasi stagione, eh? Quando non sapete cosa dire, dite resilienza, tatuatevela che va benissimo. E in ogni caso, mi permetto di dire questo, occhio quando riceviamo qualcosa di strano, che sia un messaggio o una mail, va bene tutto, stiamo attenti, pensiamoci un attimino prima di rispondere. Francesco Del Zio, grazie per questa scossa, a presto e buona giornata. Grazie, buona scossa a tutti. Come ogni venerdì mattina torna a trovarci il nostro Roberto Arditti. Buongiorno Roberto. Eccomi qua, buongiorno. Eccoti, abbiamo una questione oggi da sviscerare che affonda le radici in anni di tragedie, talvolta chiacchiere, tantissime, perché parliamo di Stato, di Autostrade per l'Italia, a quasi 3 anni dal disastro del ponte Morandi, a quasi 1 anno dall'accordo a Palazzo Chigi, Autostrade per l'Italia è pronta a tornare nella sfera pubblica. Sono stati anni in cui le autostrade targate Benetton sono state nell'occhio del ciclone, ci sono voluti mesi di negoziati tra le parti per arrivare alla proposta finale arrivata sul tavolo del CDA di Atlantia, che valuta al 100% delle partecipazioni in ASPI in oltre 9 miliardi di euro. Ma al netto di questo, che è la cronaca, tu Roberto vuoi concentrarti sulle dichiarazioni che nel corso degli anni sono stati fatti dai vari esponenti, dai governi, soprattutto dai ministri. Esatto, cioè il punto centrale, buongiorno a tutti, buongiorno. È il seguente. Lo Stato decide di ricomprare le autostrade che aveva venduto. Si può fare un lungo dibattito se questa è una buona scelta, ma comunque è una scelta di politica industriale o di politica delle infrastrutture. Questa scelta, compiuta dallo Stato attraverso una serie di azioni concrete, costerà, vedremo alla fine, diciamo, di questo percorso, ma insomma diciamo non meno di 9 miliardi di euro. Anche perché lo Stato si riporta a casa una grossa quantità di strade che poi generano anche ricavi attraverso i pedaggi che si pagano e così via. Il punto centrale di tutta questa storia è che il dibattito comincia dopo il disastro del Ponte Morandi, sulle responsabilità del quale si vedrà nelle sedi opportune. La Procura della Repubblica di Genova è al lavoro dalle ore immediatamente successive al crollo del ponte e a un certo punto, se si arriverà a un processo come è molto probabile, ne vedremo gli esiti. Quindi il punto non è quello. Il punto è che però, per molti mesi, esponenti di primissimo piano del governo, vorrei solo citarvi una dichiarazione del ministro allora in carica delle infrastrutture Danilo Toninelli del 29 giugno 2019,
Il Movimento 5 Stelle ritiene che, essendo venuto meno totalmente il rapporto di fiducia nei confronti di un concessionario, cioè quello delle autostrade, che si è dimostrato incapace di gestire un bene pubblico, questo deve portare ad una evidente revoca della concessione, perché le relazioni fanno capire come il modello manutentivo applicato sul ponte di Genova sia lo stesso applicato su tutti i 3.000 chilometri e la revoca delle concessioni riguarda l'intera rete concessa. Allora, quando i ministri parlano, poi le cose devono succedere, almeno nel mondo in cui io vorrei vivere, esattamente come i ministri dicono, perché è la funzione essenziale di chi governa. Io voglio solo segnalare, che però non è un dettaglio, che siccome la dichiarazione che ho appena letto è stata, diciamo così, il mood complessivo di molti esponenti del governo di allora, io voglio solo segnalare che la vicenda finisce, altro che revoca delle concessioni, con un costo di 9 miliardi di euro. E quindi la distanza tra le parole di allora, tra l'altro per certi versi ancora più, diciamo così, è ancora più grande secondo me l'indignazione oggi, quando vediamo la conclusione che era in fondo l'unica possibile di questa storia, perché allora eravamo ancora più vicini al momento del crollo del ponte, con tutta la tragedia collegata adesso e la perdita di vite umane e tutto il resto. Ecco, io dico che questa storia finisce nell'unico modo in cui poteva finire, e cioè attraverso una trattativa finanziaria complicata che comporta il passaggio di miliardi di euro dallo Stato al concessionario. Ma nel frattempo sono state spese da autorità di massimo livello fiumi di parole totalmente prive di senso, e questo non va bene. E forse bisognerebbe imparare anche a gestire l'emotività, no? In questi casi, dopo una tragedia, un evento del genere, chi governa dovrebbe avere la lucidità di saper reagire, di saper fare dichiarazioni, insomma, senza badare troppo all'istinto. Ti chiedo una risposta su questo, Roberto, davvero in 20 secondi prima di salutarci. Sì, senza badare troppo all'istinto e senza neanche fare troppo i furbi, perché è comodo accarezzare il pelo al momento, diciamo così, della grande emotività nella direzione delle emozioni collettive, salvo poi sapere perfettamente che quando una trattativa come questa, cioè 2 anni dopo, si chiuderà in condizioni molto diverse. Ma nel frattempo scegli la soluzione più comoda, quella emotivamente più forte. Chi governa dovrebbe fare l'esatto contrario. Roberto Arditti, grazie, ti ritroviamo la prossima settimana, buon lavoro. Buona giornata. Grazie Roberto, torniamo a sentirci adesso, prima di chiudere l'appuntamento con Non Stop News, tra poco Giletti 102.5, il pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Buongiorno Don. Ehi, buongiorno, buongiorno. E la frase l'ho detta l'altra volta, è una frase bella, insomma. E dice: l'uomo che ha paura della verità non sarà mai in pace. Bellissima questa. L'uomo che ha paura della verità non sarà mai in pace. C'è da riflettere, grazie Don. Sì, c'è da riflettere. Ciao. Eccoci, siamo all'appuntamento con Diario Azzurro. Vi racconteremo tutti gli europei giorno per giorno. RTL 102.5, broadcaster ufficiale di Euro 2020. Lo facciamo con il nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno. Buongiorno, ci siamo finalmente. Il grande giorno è arrivato. Stasera comincia l'europeo e si inizia subito con l'Italia in campo. All'Olimpico di Roma si giocherà Italia-Turchia. Radiocronaca diretta integrale qui su RTL 102.5. La squadra azzurra arriva con buone sensazioni. Sugli spalti tornerà un po' di pubblico. Insomma, c'è voglia di ripartire. Roberto Mancini in conferenza stampa ha detto di voler regalare un po' di divertimento e soddisfazione agli italiani dopo tanti mesi difficili per la pandemia, e ha anche indicato la parola chiave per affrontare la gara: leggerezza. Sentiamo Mancini. Sarà una partita di calcio dove dovremo divertirci, dove dovremo far divertire, dovremo affrontare con spensieratezza questa partita, insomma, e quindi se noi facciamo le cose che sappiamo fare con grande tranquillità, anche se la partita sarà molto difficile, insomma, ce la potremo fare. Tutto deciso sul fronte formazione: giocheranno Donnarumma in porta, Chiellini e Bonucci difensori centrali, Florenzi e Spinazzola sulle fasce, a centrocampo Barella, Jorginho e Locatelli, in attacco Berardi e Insigne agiranno a sostegno di Immobile. Inauguriamo questa mattina un appuntamento che sarà fisso per tutto l'europeo, un collegamento con i colleghi di Sky Sport. Questa mattina con noi c'è Giorgia Cenni, buongiorno e benvenuta. Ciao Paolo, buongiorno e benvenuti, finalmente ci siamo, dai. Ormai l'attesa è finita, la notte prima degli esami è alle spalle. Che sensazioni hai a poche ore di questa Italia-Turchia?
Io mi prendo il sorriso di Chiellini, quindi rubo le sue sensazioni, perché ieri in conferenza stampa e anche nella intervista che abbiamo realizzato con Peppe Di Stefano, con Marco Nosotti, insomma con la squadra di Sky Sport, abbiamo visto un Chiellini sorridente. Allora ci prendiamo il sorriso del capitano, perché è da qui che vogliamo ripartire. Manchiamo da troppo in una competizione e allora abbiamo veramente voglia di recuperare il tempo che abbiamo perso, e forse siamo anche un po' in credito, dai. Hai parlato del sorriso di Chiellini e c'è anche la richiesta di serenità e di leggerezza di Roberto Mancini. Ora, se noi ricordiamo l'ultimo europeo, l'attenzione di Antonio Conte è veramente cambiato tanto. Sì, e tra l'altro è una domanda che abbiamo spesso fatto in conferenza stampa anche ai protagonisti, cioè chi ha avuto sia Mancini che Conte, quali differenze ha trovato, insomma, in che cosa si potessero assomigliare e in cosa no. Tutti dicevano ci sono due strade comunque per arrivare al successo. Mancini ha deciso di approcciare così e lo ha fatto sempre in questo percorso fino a quando è arrivato, e quindi crediamo che sia comunque una scelta, speriamo vincente, ma che comunque è quello che caratterizza proprio l'essere Mancini. Il clima intorno alla squadra è positivo. In tutto questo non bisogna dimenticare che la Turchia è un'ottima squadra. È un'ottima squadra, e lo ha detto anche Chiellini, perché ha detto, ha tolto Çalhanoğlu, che magari conosciamo bene, ma sono tanti i giocatori che conosciamo della Turchia. È una squadra forte, una squadra che arriva pronta. E Chiellini ha detto una cosa molto interessante. Ha detto, quando questi giocatori vestono la maglia della Turchia fanno sempre qualcosa in più rispetto a quando giocano nei club. E allora incrociamo le dita, cara Giorgia, buon lavoro a te e a tutta la squadra di Sky Sport, sarà un viaggio che affronteremo insieme. Grazie a Giorgia Cenni. Grazie a voi e divertiamoci. E vi ricordiamo l'appuntamento questa sera con la radiocronaca diretta dall'Olimpico di Italia-Turchia. Buona giornata. Giletti 102.5. Sono le 8:05, venerdì 11 giugno 2021, siete ancora una volta sulla prima radiovisione d'Italia, RTL 102.5, venerdì 11 giugno 2021. Massimo Giletti, buongiorno. Luigi, l'ultimo giorno, lo sai, per me, per te invece no, continui con Galanto, tutta la banda andare avanti, ma oggi effettivamente siamo gli ultimi istanti di questo viaggio su RTL, quindi guardiamo al futuro. Ho la decisione di guardare al futuro, anche se non è semplice, però guardiamoci e vediamo che cosa pensano i nostri amici che ci stanno seguendo. Diciamo, dici bene, si chiude la prima stagione di Giletti 102.5 per la pausa estiva, e come di consueto noi aspettiamo voi, perché ragioniamo insieme, siamo abituati a far così su RTL, con Massimo Giletti, e parliamo, come dici, di estate, di settembre, perché poi noi in Italia siamo un po' legati al calendario scolastico, no? Per cui settembre tu vai ancora all'università, quindi noi abbiamo solo ricordi col fiocco, andavo a scuola col fiocco, grembiule, ai nostri tempi è fiocco e grembiule per i maschi, la stessa cosa con colori diversi per le femmine, vedi quanta roba è cambiata. Allora guardiamo al futuro con positività, speriamo, quindi vogliamo sapere da voi cosa vi aspettate per l'estate, cosa vi aspettate per settembre. Avremo superato la pandemia, porteremo ancora le mascherine, la ripresa economica ci sarà stata, ci sarà sì o no, su questo vi vogliamo sentire. Ma soprattutto uscirà il libro di Speranza che è stato cancellato dalle librerie, portato via dalle librerie, nascosto nei sotterranei? Dove è finito questo libro di Speranza che diceva andrà tutto bene, guariremo? Ma sarà così, perché guariremo, certo, guariremo, è stato messo da parte. No, ma sarebbe interessante andare a chiedergli anche questo, perché a me piacerebbe avere le risposte, le risposte dei politici, che invece continuano a fuggire le risposte vere. Però questa è una mia polemica personale, perché guardate quello che sta succedendo, io guardo il futuro, ma guardate che quello che non è stato fatto ha portato dei gravissimi danni al nostro paese. Adesso con la serenità del dopo, credo, analizzare e capire, parlare. Certo, ma per evitare che qualcos'altro succeda. Allora, vi aspettiamo 02 25 15 15 per dirci la vostra previsione per l'estate, per settembre. Siete ottimisti oppure no? Cosa prevedete che succederà? Siccome ci salutiamo e riprendiamo a settembre con la pandemia, purtroppo, che forse sarà ancora in corso, ma in generale la campagna vaccinale. Ho detto, speriamo in futuro migliore, già sarà ancora in corso. Ce la terremo tutta la vita un tipo di pandemia, quella della non capacità o non la volontà di rispondere alle domande. Anche quello, cioè, avremo le risposte che Massimo Giletti chiede da parte, in generale noi diciamo, della classe politica. Ma che la gente normale chiede.
questo è il punto. Noi rappresentiamo, noi diamo voce a chi non ha la forza di parlare, non può parlare. Questo è il punto che devono capire. Vogliamo fare passerelle? Chiediamo, caro ministro, come sta? Che bel sole c'è oggi. Ah, ma è più bello andare al mare a Milano Marittima oppure a Forte dei Marmi? Evidentemente questo si vuol fare. Salutiamo la nostra Valentina Iannicelli che vi segue allo 02 25 15 15. Buongiorno Valentina. Buongiorno a tutti, buon venerdì. Grazie, c'è Andy Ceccarelli con lei in regia. Massimo Galanto, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Vi ricordo l'hashtag che è Giletti1025. Commentate anche sui social tutto ciò che diciamo in onda. Dalla regia di Milano ci seguono Pio Ingegno, Ricchi e Aristarco. Direi di aprire i telefoni, come detto, allo 02 25 15 15. Voliamo a Firenze. Federico, buongiorno. Ciao, buongiorno. Federico, buongiorno. Ciao. Ciao RTL, ciao. Cos'è per lei? Ma RTL per me è una grande radio, mi fa tanta compagnia, io lavoro di notte, quindi mi fa tanta compagnia. Benissimo. Pronti? Come vede il futuro? Ma allora, guardi, come gli spiegava prima il suo collega, io faccio il pasticcere, quindi vedo... Un futuro dolce. Sì, io sono molto positivo al futuro. Il problema, secondo me, è che tanta gente non ha ancora capito che se fa sta tanto in massa. Io vedo tanta gente che non rispetta le regole, ma ne vedo veramente tanta, tutti i giorni. Ci faccia qualche esempio, perché parliamo di persone che magari per strada hanno la mascherina leggermente abbassata per sbaglio, oppure persone che deliberatamente, lei... Si assembrano, fanno assembramenti, stanno insieme attaccati. Tanto assembramenti, perché, come ripeto, io... In pasticceria gente che entra senza con la mascherina, giustamente, poi naturalmente mangia, beve il caffè senza, però poi esce senza, si ritrova al tavolo e comincia tanta gente. Ecco, però Federico, cioè, al di là del bisogno di libertà che tutti quanti abbiamo e capiamo, come certo. Mai secondo lei, da quello che ci racconta, dopo un anno e mezzo, non parliamo di pochi giorni, no, che viviamo questa pandemia, secondo lei ci sono ancora persone che non hanno capito come ci si comporta? Ma guardi, io sinceramente non lo so, perché a me personalmente è successo che un mio parente, un mio cugino è stato male, ha avuto il Covid e io non, cioè, mi viene voglia di andare da quelle persone e non lo so, spiegarle anche la mia, quello che è successo a me, tutto per una mascherina. Cioè, alla fine non costa niente tenere la mascherina. La tengo io in laboratorio, che siamo in tre persone. Ed è giusto, Io... Lei ha fatto un racconto che vale più di qualsiasi editoriale di un giornale, guardi. Quindi di un direttore. Quindi la ringraziamo, l'abbracciamo. Grazie, Federico. E mi raccomando, sempre col sorriso. Le paste e il dolce aiutano a vivere meglio. Grazie per il lavoro che fa, che ci regala tante gioie a tutti. Sempre, anche guarda, io ho 30 anni e ho voglia di vivere, ho voglia di ripartire. E soprattutto una grande maturità, che questa fa la differenza. Grazie per aver chiamato. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. Massimo, un bel messaggio però, da parte, lo possiamo dire, di un giovane, perché poi adesso si è giovani fino a 50 anni, ma insomma, io ho voglia di vivere. No, ma però dice, faccio questo sacrificio, alla fine piccolo, grande, porto la mascherina, sto attento. Sì, probabilmente perché anche ha vissuto al suo interno, nella sua famiglia, qualche problema serio e quindi può percepire molto di più di altri. E a volte pensiamo di essere invincibili, invulnerabili, e poi arriva anche a noi. Quindi ecco, l'intelligenza è dominante in questo futuro prossimo che ci aspetta. Non pensiamo di poter fare tutto quello che vogliamo. Leggo oggi i giornali, vedi qua, per esempio Messaggero di Roma, Lazio, via i divieti da lunedì. Questo spinge poi a pensare, ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'avamo già passati quest'estate. Abbiamo visto com'è andata. Ma è mai possibile che uno debba vivere un caso, una tragedia in famiglia, un contagio in famiglia per rendersi conto della situazione? Non c'è mai come essere toccati personalmente da una situazione. Chiaro, però che dovremmo maturare. Essere un popolo abbastanza maturo da capirlo senza essere Ma poi con tutto quello che abbiamo visto, quello che abbiamo sentito, ma poi sai, leggi anche. Io ti vorrei fare l'elenco di tutto quello che hanno detto i virologi e l'incontrario. Bisogna fare un libro su questa cosa. Le dichiarazioni magari quello del ministro Speranza. Ma no, ma Speranza lo lascio stare, perché non uscirà mai quel libro, sarà stato un investimento sbagliato dalla casa editrice. Ma quello che continuano anche a dirci, solo su AstraZeneca di oggi, no? Prima si può, poi non si può, poi faccio l'elenco di tutto e non ne esci più. Allora questo ti lascia un po' perplesso, ti dice, ma andate a quel paese. No, usiamo il cervello comunque.
Vogliamo sentire voi allo 02 25 15 15 previsioni per l'estate, per settembre, come torneremo ad affrontare, diciamo, il nuovo anno. Ci sarà ancora il vaccino AstraZeneca? Vogliamo sentire voi anche su questo. Un passaggio da Massimo Galanto intanto. Allora, eccoci, buongiorno. Arrivano due messaggi. Io credo talmente nel futuro che sto lavorando per aprire un ristorante. Sarò folle? Chiede un po' così scherzosamente. Poi ancora Giorgio invece polemizza: dite proprio voi che siete senza mascherina, cioè che state parlando adesso senza mascherine, dite che dobbiamo tenerla, tutto ciò è fantastico, si firma Giorgio. E poi finisco, perché oggi per il momento, a parte questo, non ci sono, diciamo così, critiche o insulti, caro Massimo, ma complimenti per la trasmissione di ieri sera, lo speciale sulla mafia di Lasette. Più di un messaggio. Ma questo è importante, ti ringrazio. Beh, noi siamo molto distanti. L'intelligenza che vogliamo, insomma, si fa presto dire criticare da lontano. Siamo esattamente a, credo, 2,5 metri, quindi le misure le rispettiamo. Quando siamo fuori da questa stanza, da questo, quando finisce la trasmissione, ci mettiamo la mascherina, per cui credo che, insomma, bisogna stare qua a vedere, ecco. L'importante è dare dei messaggi seri, non cretini. Quindi questo è l'importante. Come detto, voi allo 02 25 15 15. Andrea da Novara, benvenuto. Sì, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Dunque, le mie previsioni sono ottimistiche per l'aspetto pandemico. Ritengo che il tunnel sia ormai arrivato alla fine. Sono molto pessimista sulla gestione degli aspetti economici che la pandemia lascerà, e la capacità della politica italiana, nonostante il grande Draghi, di gestire quello che avverrà e di gestire la montagna di soldi che l'Europa ci darà. Secondo me sarà veramente difficile, e come giustamente anche Giletti ci ricordava, ci racconteranno storie ogni giorno diverse, come ce l'hanno raccontate sui vaccini, ma poi non aiuteranno l'economia, ma aiuteranno solo le grandi aziende. È così, Massimo? È una narrativa che... Ma io, guardi, marzo 2020, in piena, dalla mia collega Lili Gruber, sottolineai che la mia grande preoccupazione era la pandemia economica, cioè il disastro che la pandemia... Allora non si capiva, non si percepiva, stavano tutti sui balconi a gridare... In realtà la visione che io avevo era di un futuro drammatico, perché i posti di lavoro non si creano così. Noi nel ripartire, adesso la situazione è sotto controllo perché i licenziamenti sono bloccati, ma quando i licenziamenti, lo stop ai licenziamenti verrà proclamato, lì inizieranno i grandi problemi. E allora bisogna essere forti a sostenere, cosa che vedo difficile, le aziende vere, non le solite aziende note. Perché le aziende italiane, il tessuto delle aziende italiane è di medio piccolo, quindi bisognava già sostenerle durante il corso di questa pandemia, ma soprattutto in questa ripartenza. Le banche che hanno incassato, hanno nelle loro casse milioni e milioni di euro, cioè gli unici che hanno guadagnato, tra virgolette, sono le banche in questo periodo, perché le loro casseforti sono piene dei soldi degli italiani che non hanno speso, che non hanno speso. Allora questi soldi devono essere indirizzati a sostenere le aziende, perché se non partono le aziende non parte il lavoro, e l'unica priorità è questa qui. Però ovviamente con tutti i miliardi del recovery fund che arrivano, e spero vengano gestiti in fretta, ecco, sul concetto di in fretta ho qualche timore conoscendo l'Italia, ecco, su quello penso che dovrebbe esserci invece sviluppo importante. Ero molto pessimista prima, l'altro anno, adesso penso che con Draghi si possa far partire una macchina, sperando che non la inceppi qualcun altro. Andrea, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Anche a voi, grazie. Grazie, un passaggio rapidissimo da Massimo Galanto prima di andare in pubblicità. Allora, continuano moltissimi a commentare la questione AstraZeneca, si dicono delusi da quello che è accaduto e soprattutto confusi, e ti chiedono, Massimo, ma quindi al netto delle parole, cosa dobbiamo fare adesso, noi che abbiamo fatto la prima dose di AstraZeneca? Ma sai, la storia ci ha insegnato che bisogna sempre aver dubbi. Io sono uno che si pone ogni giorno 1000 dubbi. Credo che la ricerca della verità sia sempre complessa. In questo caso incertezze sono molto alte, ma psicologicamente, non nei dati. AstraZeneca purtroppo è un vaccino che viene colpito tutte le sante volte, probabilmente perché è un prezzo molto basso. Quindi torniamo a un discorso economico. I casi di altri vaccini che vanno per la maggiore hanno dimostrato che purtroppo anche lì
ci sono state morti, ci sono stati seri problemi. Leggevo l'ultimo dato che ha dato l'AIFA e l'agenzia, no, del farmaco. Una persona su 100.000 ha un problema se fa AstraZeneca a livello di trombosi. Quindi c'è, è un dato molto basso, ma esiste. È la stessa cosa per altri vaccini. Però si parla soprattutto di AstraZeneca. Sono stati fatti degli errori, credo proprio importanti. Molto importanti, hanno cambiato le date anagrafiche, prima hanno detto che andava bene per tutti, poi adesso torneranno, dovranno riscriverlo e sarà per i sessantenni, vedrai. E dovranno dire ai ragazzi, alle ragazze, ai giovani che si sono fiondati letteralmente sugli open day e non solo, nelle prenotazioni, hanno detto ok, voi l'avete fatto, però adesso meglio che non lo facciate più. Ma un ragazzo come me, no, che ha 22 anni, ma che cosa deve pensare? Anche uno come me che è una 60, che non è più un ragazzo, cosa deve pensare? E quando purtroppo c'è una continua incertezza dai vertici e naturalmente viene posto il primo problema che capita, diventa qualcosa di defragrante. Cioè, se tu fossi stato chiaro fin dall'inizio, invece hai iniziato a cambiare le linee guida, hai creato un'ansia. Pensa uno che oggi, l'altro giorno leggevo, si può fare dai 40 in su, o dai 40, se uno ha 41 anni come se lo fa? E poi ci sono tutti quelli che hanno il richiamo. Con che ansia vivranno il richiamo? Lo devono fare? Ma certo, lo so, con che ansia lo faranno. O comunque, io mettendomi nei loro panni mi rendo conto che effettivamente poi, insomma, ne sappiamo ancora poco perché questi vaccini ci sono da poco, però perlomeno si prende una decisione iniziale, magari più cautelativa possibile. Sì, però i dati sono quelli, uno ogni 100.000 ha un problema di trombosi, ma vorrei che uscissero anche i dati sugli altri vaccini, che stranamente non emergono in modo forte. Come detto, vogliamo sentire voi allo 02 25 15 15 le vostre previsioni per l'estate e per settembre, come ritorneremo, come ripartiremo il nostro paese dal punto di vista della pandemia, delle vaccinazioni. Saremo riusciti a settembre a raggiungere la famosissima immunità di gregge? Sentiamo Salvatore da Brescia, benvenuto. Ciao ragazzi, ciao, buona giornata, RTL anche mia. Grazie. Dato Salvatore. Tre punti fondamentali. Sì. Per me, io sono ottimista di natura, sono solo preoccupato per quanto riguarda il settembre-ottobre dal punto di vista sanitario, perché spero che non succeda come l'anno scorso, che ci si dimentichi comunque che siamo in uno stato di pandemia e magari a livello sanitario non ci si prepari eventualmente a qualche cosa che non potrebbe funzionare, perché comunque per fortuna abbiamo i vaccini, per fortuna stiamo vaccinando una grande, la maggiore quantità di popolazione, però bisogna vedere cosa succederà. E quindi dimenticarsi e non farsi trovare pronti, come è successo ad ottobre, dal punto di vista sanitario, potrebbe essere questa volta veramente un danno, anche perché un'altra chiusura totale probabilmente non, a livello economico, sarebbe un danno irreparabile e non la sopportiamo più. Questo dal punto di vista sanitario. Dal punto di vista economico, Draghi lo trovo una persona assolutamente preparata e fondamentale per la ripresa. L'unica cosa che credo che manchi ancora è questa grande tavola dove mettere i nostri imprenditori intorno a un tavolo e fare un piano decennale e chiedere a loro: tu che inventi? Ma lei, scusi, ma lei decennale, ma lei dove vive? Non ha visto che non riescono a fare la programmazione a una settimana? Cioè, il problema di questo paese è che non programma nulla. Cioè, stiamo ancora ma lei dice delle cose sagge. Il problema è che chi ci gestisce la pensa esattamente all'opposto, perché proprio nel caos poi riesce a speculare con le spese extra in emergenza. Dai, ma non si programma nulla. Lei ha detto cose serie, ovvie, che dovrebbe, no, ma ovvio, dovrebbe essere ovvio, no? Uno dice: ma un paese vuole programmare? La risposta è sì. No, e noi non lo facciamo, ma non lo facciamo da troppo tempo. Poi ma non riusciamo neanche a mettere in manutenzione i ponti, lo capisce? Cioè, i ponti, questo paese è in mano a gente che sapeva che il Morandi crollava e ha fatto di tutto per non fare quello che avrebbe dovuto fare, per intascarsi i soldi, perché c'è il capitalismo del profitto esasperato. Questo è un problema. Salutiamo Salvatore da Brescia, intanto grazie per essere stato con noi. Un tema interessante, diceva, al di là della programmazione, chiediamo agli imprenditori, a chi porta avanti il paese, diteci voi di che cosa avete bisogno sulla base delle vostre esigenze. Ma guarda che l'hanno detto in tutte le salse, continuiamo a ripeterlo, non è che lo dico io, che con i miei fratelli abbiamo un'azienda, per cui facciamo fatica, si fa fatica, sì. Basterebbe ascoltare e non far delocalizzare le aziende fuori dall'Italia.
basterebbe chiedere cosa avete bisogno, lavoriamo in questo senso. Lavorate, provate una volta a farlo, abbassare il costo del lavoro, vero, serio. Abbiamo ancora qualche secondo, sentiamo Andrea da Milano, 02 25 15 15. Andrea, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti, RTL anche mia. Grazie. Io Andrea, voglio fare una lancia a favore dei vaccini. Sì. Perché è chiaro che nel calcolo delle percentuali c'è sempre qualcosa che non va bene, perché anche forse voi lo sapete, ma ieri è mancata una ragazzina di 13 anni. Ne parlavamo. Quindi qual è la sua opinione? Purtroppo abbiamo pochissimi secondi, ce la faremo entro settembre? Nei vaccini è stato fatto un miracolo, perché di solito un vaccino per essere efficace ci vogliono 10 anni. Qui non hanno fatto 10 anni di ricerca, e qui invece lo dicevamo, Massimo. Purtroppo, Andrea, dobbiamo salutarci. Quanto ci è voluto? Il 28 marzo c'erano state 928 vittime. 300 secondi con Orietta Berti, benvenuta. Orietta Berti, buona giornata. Come stai? Bene, bene, sto molto bene. Abbiamo bisogno di sorrisi, di speranze, certo, di futuro. Questo ultimo appuntamento con le superstar di quest'anno è con Orietta Berti, perché devi sapere che Luigi è un tuo grande ammiratore. Ah, mi fa molto piacere. È giovane, quindi stai attenta, che non è che... Però finché la barca va, la sa cantare alla grande, quindi... Allora, Orietta, come vedi questo futuro? Intanto... Scusa, ma il formaggio non c'è più, non ho mai più portato il formaggio, un messaggio personale. No, guarda, il fatto è che io non sono più andato, perché con questo lockdown c'era chiuso la fattoria, e quindi quando hanno riaperto... Spieghiamo bene a tutti. Non è che Orietta fa il postino che porta il formaggio. Nella sua generosità, Orietta, quando scendeva a Roma, mi lasciava sempre nel suo albergo un formaggio molto buono. Ecco, adesso col lockdown ci ha fregato, non c'ho più formaggio di Orietta. No, ma adesso appena avrò occasione ma non so dove sei adesso. Sono ovunque. Con Galanto adesso faremo una radio privata nostra, gli isolani. Andremo in un'isola. Come l'hai vissuto? Voglio portare, perché ti dà tanta energia. Brava. E poi possiamo dire, no? È il parmigiano reggiano delle Vacche Rosse, il primo formaggio parmigiano reggiano, che è nato qua in Emilia nel Medioevo, quando c'era ancora Matilde di Canossa, quando c'era ancora Pippo, quindi, Baudo, c'era anch'io ormai, esatto, tra un po'. con le nostre mucche rosse, che sono enormi e non sono comuniste, dillo, spiegalo, è proprio una razza, perché sai, in Emilia Romagna la mucca rossa, guarda, siccome l'unica fattoria che c'è qui nei dintorni è quella di Cavriago, che è dove sono nata io, e Cavriago c'è ancora il busto di Lenin donato dai russi a questo paese, perché il mio paese nativo hanno mandato 500 lire a Lenin per la rivoluzione. Hai capito, si è fregato pure i soldi di Cavriago, il busto Lenin. Di Lenin. Beh. E l'hanno ancora nella piazza Cavour, e nessuno glielo può togliere, perché tutti i giorni gli portano i garofani rossi. Ecco, allora, Galanto, che è un fedelissimo del sistema marxista-leninista, organizzerà un viaggio per tutti gli amici di RTL con un pulmino qui da... Sì, e poi dopo andiamo a farci una bella mangiata. Brava! Sì. E come antipasto una bella forma di formaggio con un bel bicchiere di Lambrusco. Siamo al top allora. Luigi, fai qualche domanda alla nostra Orietta, per cortesia. Essere timido con Orietta. Non lo so, ma scherziamo. Sei un tuo fan. Chiacchieriamo sempre un po', insomma, del periodo che stiamo vivendo. Adesso lo diciamo, è passato un anno e mezzo, ma purtroppo ancora lo stiamo vivendo. Ecco, come ha vissuto Orietta Berti questo anno e mezzo? Perché poi abbiamo visto grandi successi a Sanremo, ma poi nel mezzo ci sono stati anche mesi pesanti per tutti. Sì, infatti, mentre stavo facendo il libro, perché il primo lockdown non sapevo cosa fare, mi annoiavo, allora mi ha detto la mia amica Iva Zanicchi: ma perché non ti fai un libro? La Rizzoli l'ha fatto per me, è andato benissimo, vuol fare anche per te con la tua biografia. Allora ho fatto questo libro tramite online, naturalmente facciamo 3 riunioni alla settimana, e si intitola Tra bandiere rosse e acqua santiere, e parla della mia infanzia, che avevo una mamma che era una comunista proprio di primo grado, e il mio papà invece, che non si interessava di politica ma era molto religioso, quindi con lei andavo ai comizi e col papà andavo alle processioni e alle messe. Insomma, la mia infanzia si è divisa un po' così, ed è stata un'infanzia bellissima,
e mi ha fatto un buon carattere, perché io riesco sempre a trovare una soluzione in tutte le cose. Ecco, ma questa soluzione, secondo te, del domani, che cosa succederà? Come lo vedi da settembre? La domanda di base, quella, ma siamo fiduciosi? Tutti sono fiduciosi con questo vaccino. Io ho avuto il Covid e anche mio marito Osvaldo è stato molto male, è calato 16 kg, adesso sta recuperando, ma non è ancora fuori, diciamo, perché ha avuto una batosta molto grossa. Io invece ho reagito velocemente, perché non avendo nessuno in casa, e quindi dovevo pulire la casa, dovevo accudire a 9 gatti e 2 cani morossi, quindi mi davo da fare che se avevo la febbre, e mi ha detto il dottore che è stato un bene, perché così ossigenavo i polmoni tutti i giorni, insomma. Però forse è anche questione di carattere, o forse per me era meno grave. Comunque io aspetto con ansia di fare il vaccino ai primi di agosto. Perché... Ecco, ma con ansia anche rispetto, per esempio, al tema di oggi, quale vaccino? Cioè, uno se lo pone questa domanda, sì. È influenzata una persona psicologicamente? Allora, dalle notizie sulla AstraZeneca? Sì. A me mi telefonano dei miei amici del Texas, che loro dicono: noi il Johnson e Johnson non lo faremo mai. Cioè, allora ti mettono una gran confusione in testa, perché su migliaia e migliaia di casi può anche darsi che un caso o due, insomma, siano negativi. Però io, qualsiasi vaccino che mi fanno, sono contenta lo stesso. Orietta, sei sempre eccezionale. Mi raccomando, quando vieni a Roma, fatti viva, che ti vengo a dare un bacio, che magari ci potremo riabbracciare, come, certo. Che ci manca, no? Soprattutto una donna che è calda, passionale come sei tu. L'abbraccio, il poter sfiorare una persona, questo credo che sia una questione molto importante da superare. Sì, è vero. Purtroppo... ancora ci tocchiamo un po' con i gomiti, no? Sì. Oppure ci mettiamo la mano sul cuore e ci facciamo un inchino. Guardi la partita stasera? Guardi la partita stasera con Osvaldo per l'Italia? Ma certo, ma io ti guardo sempre, sai? Ti ho sempre guardato in camerino quando ero da Fabio, guardavo te finché non andavo in scena. Ah, questa è una notizia, teniamola occulta, per carità, teniamola occulta, nascosta. Ti abbraccio, grazie. Orietta Berti per grazie essere stata con noi. E ascoltate Mille, la canzone che è uscita oggi. Mille, allora abbiamo fatto bene a farla. Con Achille Lauro e Ah, Fede, ma dice, ne parla tantissimo. Ma come? Scusa, aspetta un secondo. Prima di lasciati, ma chi le Lauro da vicino? Com'è? È bellissimo, c'ha gli occhi verdi. Ma a parte la cosa fisica, che personaggio è? È molto simpatico, perché ogni tanto ci mette sempre con la sua lentezza una battuta in romano, no? In e romano. La fa sempre a mezza voce, che non capisci mai quello che dice, però fa ridere. Ma a me mi fa sempre ridere. Galanto, vai, no, che sei ieri esperto. Ieri sera, anzi a mezzanotte, eri in diretta Instagram con Fedez, sì. Ferragni e Achille Lauro. Hai fatto, sì. Cioè, tutta la notte. Abbiamo presentato la canzone come l'ultimo dell'anno, siamo stati lì. Abbiamo aspettato mezzanotte, poi abbiamo presentato la copertina, che è bellissima. Sembriamo tre muse. Ma di Francesco Vezzale, anzi, sembra un... sembra un dipinto di Artemisia, è bellissima. Allora, tu sei invece come la Venere di Botticelli, hai questa forza, questo colore, questa bellezza che irradi. Ti voglio bene, baci, grazie. Ciao, bocca al lupo, buona giornata, saluti Luigi. Osvaldo, ciao. Buona giornata a voi, ciao. Grazie, ciao. Orietta Berti. A proposito del nuovo disco, ne parleremo oggi pomeriggio dalle 15. Visto che stavi censurando questi anticipazioni, Galanto, l'hai visto, perché direttore Galanto? Perché ne parleremo in maniera anche non oggi pomeriggio, oggi pomeriggio alle 15 in The ma Flight. Purtroppo ha detto delle cosette, quindi avrai pazienza, The Flight arriva dopo. Abbiamo avuto qualche anticipazione. Allora, abbiamo ancora qualche minuto per chiacchierare insieme a voi allo 02 25 15 15. Valentina. La nostra Valentina ci presenta il prossimo ospite. Eccoci, allora il prossimo ospite si chiama Carlo, chiama dalla provincia di Monza Brianza, e lui si definisce non ottimista ma speranzoso. Finalmente uno che dice qualcuno... quello che pensa sicuro, dai. Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Va come i salmoni, lui. Controtendenza lei. Ma allora, se dire quello che uno pensa e andare contro i salmoni, sì, se poi dà fastidio, pazienza. No, sentiamo, ma sa che oggi ascoltare chi va contro tendenza non è semplice, quindi RTL dimostra che è importante ascoltare tutti. Prego. Infatti io dico, sono speranzoso, sono ottimista, no, ma speranzoso, perché
ad una politica che ci ha accompagnato in questi ultimi, non dico due anni perché lasciamo perdere, due anni c'è. E vedi, l'hanno censurato. Allora, adesso Galanto, il titolo è Giletti censura l'uomo che voleva magari dire delle cose. Recuperatemelo. Lo recuperiamo tra poco. Un messaggio al volo da Massimo Galanto, adesso recuperiamo il nostro amico Carlo. Allora, assolutamente c'è. Prima parlavamo di vaccini, appunto. Gran Bretagna, fanno notare Mario, per esempio, ci sono stati più di 7.000 contagi nelle ultime ore per colpa delle varianti. Non è che poi finisce che dobbiamo vaccinarci ogni mese? Non ogni mese, ma sicuramente. Però c'è un tema anche su questo, se ne sta parlando. Sì, ma poi soprattutto quella indiana iniziano a esserci dei problemi. È chiaro, è tutto in divenire. Bisogna essere sereni, tranquilli e quindi rispettare comunque le regole in generale. Abbiamo recuperato il nostro Carlo, ci stava dicendo come la vede. Prego, Carlo. Allora, dicevo che la vedo speranzosa perché di ottimismo non si può parlare. Lasciamo perdere gli ultimi due anni perché forse ci sono stati alibi per tutti, quindi l'imprevisto, una pandemia. Però ecco, sono più per una politica di rigore che in Italia non esiste. Ma tipo, per esempio, mi spieghi. Allora non sono uno di destra, non sono un estremista, però penso che in Italia il confronto costruttivo, visto l'esempio che dovrebbe arrivarci dall'alto, non ci arriverà mai. Non è pensabile che, come diceva un ascoltatore prima, uno vada a prendere caffè, faccia colazione, poi esca e si metta la mascherina se non abbiamo un esempio dall'alto che ci dice cosa fare esattamente. Bisticciare per i 200 miliardi che potrebbero veramente rilanciare un'economia devastata lo trovo veramente ridicolo. Pensiamo di essere... Io sono molto made in Italy, però pensiamo sempre di essere un passo avanti agli altri, che ti chiamo la Germania piuttosto che la Francia, piuttosto che... Però Carlo, siamo bravi anche a criticare noi stessi, su questo siamo sempre stati bravi. Posso però risponderle? Lei dice i litigi sul Next Generation EU posso anche accettarli, ma lei dice non sono arrivate indicazioni chiare e ha citato il caso della mascherina. No, su questo le indicazioni, caspita, se sono chiare. La mascherina sappiamo tutti come utilizzarla. No, è vero, sul fatto della mascherina poi sta a ognuno di noi essere... Il problema è che sta sempre a ognuno di noi, noi lo sappiamo, esatto, che siamo bravi a criticare e poi a non rispettare le regole, però dico... Esatto, quando parliamo di aspetti un po' più spessi, quindi ritorno al discorso degli investimenti che potrebbero essere disponibili pur presentando un programma, come al solito siamo arrivati borderline, come al solito abbiamo dovuto... cambiare anche un primo ministro, non è stata una cosetta. Il miglioramento c'è. Carlo, purtroppo dobbiamo salutarci, siamo in chiusura, grazie per essere stato grazie con noi. Buona giornata. Chiudiamo l'appuntamento con Giletti 102.5, chiudiamo anche la nostra stagione. Massimo, ci diamo un appuntamento però, o no? Certo, ci diamo appuntamento a fine... Cos'è? Fine agosto, grande evento, no? Ci sei tu, RTL, a Verona. 102.5, il Paolizzi estate, il 31 agosto. Ci siamo lì, ci saremo, ci vedremo lì. Poi del futuro, no? È sempre bello sognare. Del domani non c'è certezza. No, ma tu ce l'hai, sei giovane, io un po' meno, quindi devo... Allora, è stata una stagione fantastica, lasciatecelo dire, 36 puntate, 39 ospiti formidabili e sempre un filo diretto con voi ogni giorno, come facciamo sempre qui a RTL 102.5. Poi Massimo, la speranza nel futuro, quella non deve mancare mai. Mai, mai. La vita è fatta di sogni, come dicevo l'altra volta, l'importante è che non diventino illusioni. Bisogna lavorare su se stessi, io lo dico a te, lo dico a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, che sono tanti, ecco, lavoriamo, quando mi chiedono, lavorare su se stessi, migliorarsi, nei momenti difficili i più bravi emergono e non bisogna abbattersi per le sconfitte, per le difficoltà, perché la vita ti presenta sempre una difficoltà e vivere con amore, amarsi nel senso vero della parola, iniziare a far passare questo messaggio. Che non vuol dire non essere duri con chi sbaglia, ma vuol dire cambiare anche un po' se stessi e vivere con maggior serenità e lavorare dentro la propria anima per essere migliori. Questo è il passaggio che ti do e vi do. E affrontare con fiducia anche momenti difficili come quello che viviamo. Grazie davvero a tutti voi per averci seguito sempre con passione, con amicizia. Il nostro Massimo Galanto vi ha coordinato tramite social e messaggi. Massimo, grazie e buona estate. Grazie a voi, a presto. Galanto.
Ci vediamo sull'isola. Sull'isola, sull'isola sì. dei Filippi, eh? Io e te sicuro. Io e te Maria. Sì. Con Maria sì. De Filippi. Salutiamo la nostra Valentina Ialincelli che ci ha seguito. Valentina, grazie. Grazie a voi, a presto. In ciao, regia Valentina. Andy Ceccarelli, Gigi Resta, Pio Ingegno, Ricky Aristarco, Fabio Romano, Massimo Alberti, tutti gli amici che ci hanno seguito in questa estate, in questa stagione. Massimo Giletti, grazie. Caro Luigi, mi hai sopportato, ma è stato un bel viaggio. E buona estate. Ciao a tutti.